Ciao, oggi siamo un po' di corsa perché ho fatto un casino. Diciamo che oggi siamo su un video di Minecraft, una speedrun di Minecraft, ma è Subway Surf, che è tipo quel gioco bellissimo dove devi scappare dalla polizia scappando sopra i treni senza farti investire che altrimenti muori. Ci avete giocato tutti almeno una volta, dai, sappiamo, lo so che ci hai giocato almeno una volta. E per l'occasione ho messo anche una skin che... Cioè, sono io, però, tipo un po' Subway Surf. È carino, dai, no? Comunque, il nostro obiettivo di oggi sarà quello di finire il gioco di Minecraft. Ma davanti a noi abbiamo letteralmente il gioco Subway Surf. Io vi ricordo, come sempre, di iscrivervi, di lasciare un mi piace e di non perdere tempo assolutamente iniziando subito. Nico 2005, setaunido! E ora praticamente dovrebbe iniziare la nostra, il nostro inseguimento. Perché abbiamo imbrattato dei muri e i nostri, le guardie ci inseguono. Ma noi dobbiamo correre verso la fine perché dobbiamo finire il gioco. Oltre a scappare dalla polizia. È bellissimo sto gioco. Io da piccolo ci giocavo davvero un sacco. Comunque, come vedete, lì alla fine vedo una foresta. Perché in teoria dovrebbe essere il primo livello, diciamo. Posso premere il pulsante? Oh, ok. No, bene. Questo è per tornare al treno principale. Ma qui in teoria noi dobbiamo approfittarne perché dovrebbe essere una safe zone dai cacciatori. E in questa zona dovremmo poter prendere il cibo, la legna. La pietra, Giorgio, senza alcun tipo di problema. Quindi io direi di iniziare a prendere la legna senza alcun tipo di problema. Quindi facciamoci, no, un boltone no, però un piccone magari sì. E andiamo a scavare la cobblestone. C'è la cobblestone qua, vero? Ti prego, dimmi che c'è anche la cobblestone. Non so in realtà cosa ci aspetta nei prossimi livelli, perché non ne ho idea. Penso ci sia il Nether da qualche parte, magari un bastione. Ah sì, giustamente anche il cibo forse mi servirebbe. Forse anche il cibo non sarebbe affatto male. Facciamoci anche la pala. E mi serve per fare la spada, perché la spada non ce l'ho. E abbiamo anche la spadina. Molto bene. Ora con spadina prendiamoci un cibo. Grazie mille. Purtroppo non c'è l'autosmelt, quindi le cose le devo cuocere io. Quindi signora mucca venga qua. Signora mucca, oggi ho fame di mucche. 27 bistecchine secondo me ci possono anche bastare. Magari ora andiamo giù, ci facciamo un po' di fornaci. E nel frattempo che la carne si cuoce, io mi prendo un pochettino di legna. Ah, ma ci sono i minerali allora? Ci sono i minerali, non è che c'è anche il ferro allora, no? Perché se c'è anche il ferro, allora posso provare a farmi anche tipo il piccone in ferro. Non so se dopo c'è magari subito la fortezza, mi auguro di no. Vabbè, io nel dubbio prendo il coal e metto a cuocere la carne e mi prendo un po' di legna e magari cerco un po' di ferro e poi lancio le uova contro gli alberi per far nascere due polli. Ce l'abbiamo fatta! Allora, qui dovrebbe esserci tutto il cibume. Molto bene, mi riprendo anche questa legna avanzata. Mi riprendo tutto il resto e diciamo che quello che ho fatto me lo faccio avanzare, cioè me lo faccio bastare. In realtà il ferro non l'ho trovato, quindi mi dispiace, te lo giuro, mi dispiace un sacco, però spero che ci siano delle altre occasioni per rifarsi in un futuro migliore. Magari prendiamo anche queste che non le avevo viste prima. Ok, ora il problema è dov'è il pulsante? Da dove sono venuto? Da qua, vero? Io ho anche appena notato che questi alberi sono cresciuti letteralmente uno sopra gli altri. Cioè, hanno tipo della tette. Comunque, questo pulsante teoricamente ci fa tornare alla nostra casa base. Ok, ruta 1 completato. Penso voglio dire. Non lo so cosa voglio dire. Qui abbiamo la seconda zona. E mi ricorda molto un villaggio dei villager. Quindi penso che ci sia un villaggio da questa parte. Non lo so, nel dubbio, noi scappiamo dalla polizia. Scappiamo dalla polizia perché abbiamo sporcato un muro. Oh, cosa succede? Ho perso. Mi sa che mi sono schiantato contro una. Vabbè, possiamo riprovare. Possiamo effettivamente riprovare e correre, magari evitando quegli ostacoli lì. Perché, cioè, nel senso, mi sono schiantato. E allora, prima non è successa questa cosa. Ora cerchiamo di impegnarci un po' di più, per favore. Allora, questa volta non sbaglio, eh. Questa volta non sbaglio perché io no, non sbaglio. Ok, ci sono. Dritto per dritto qua. Posso fare così e così. E poi qua cambiamo direzione all'improvviso. Facciamo così. Entriamo dentro la casa dei villager e ne usciamo incolumi. Poi saltiamo qua. Entriamo nel recinto della mucca e continuiamo dritti. Dove sono i villaggi? Voglio assolutamente il villaggio perché almeno posso prendere il ferro. Perché nel villaggio, teoricamente, ci sono i golem. E se ci sono i golem, teoricamente c'è. Dai, però non mi ero fermato. Oh, mi sto arrabbiando. Oh, ok. Vedo, credo un arrivo. Se sbaglio ora mi metto a piangere. Ma a parte che vai, basta. Ok, ce l'ho fatta. Pensavo di aver sbagliato qualcosa. Allora, siamo in un villaggio e qua c'è un signor Iron Golem che io ne approfitto subito per prendere e uccidere perché. Non mi. Non. Ehi. Bello. Giorgio. Vabbè, non dava molti segni di vita questo signore. Però va bene, noi ci prendiamo tutto. Prendiamo anche gli smeraldi, prendiamo anche i letti. Perché non so se ci daranno degli oggetti per uccidere il drago. Tu mi odi? Ma perché non. Io non li capisco questi signori. Dovresti picchiarmi, lo sai?
Cioè, tipo, dovresti dire: ah, tu stai facendo cose brutte al mio villaggio, io ti picchio. Qua c'è del diamante, immagino. Ok, diamante no, ma abbiamo comunque delle cose interessanti, delle cose comunque belle. E dato che ci siamo e abbiamo del ferro, io sapete che vi dico che mi crafto anche una spada, un piccone Nash. Così, se non altro, possiamo affrontare i nostri bro che non danno segni di un'evidente voglia di combattere. Mi sta per abbracciare? Vabbè, è una farm di ferro infinita, non me ne lamento. Ogni tanto Minecraft è proprio strano, devo dire la verità, ma tipo a livelli esagerati, eh. Ehi, ma qua c'è anche una grotta? Dove porta la grotta? Se c'è solo ferro, io non serve ferro. Io serve solo diamanti. Diamanti essere presenti in questa grotta? Questa grotta essere vuota o solo ferrosa? Perché io no ferro. Io ferro, no volere ferro. Io prendere da golem. Qui spawner di scheletri però. Scheletri spawner magari essere interessante. Magari nascondere cose davvero incredibili. Io spaccare spawner di scheletro perché io odiare scheletri davvero tanto assai. Magari esserci mela OP? No, magari no, però frecce potrebbero servirmi queste cose, sporduc belle, mio è tutto mio, grazie mille. Io direi che il bottino che abbiamo è più che sufficiente, possiamo benissimo tornarcene al villaggio, cioè alla nostra casa base. Dov'è il pulsante per tornare a casa base? Eccolo qua, torniamo al nostro bellissimo treno. E una volta tornati al treno possiamo proseguire verso la porta 3 che è appunto il netherito. Bene, il netherito noi ci spira, sperando di non beccarci alberi in faccia perché altrimenti perdiamo come prima. E per arrivare al punto finale ci vogliono poi 40.000 anni. Porca miseria, stavo già per incastrarmi. È strano questa parte, eh. Oh mio Dio, è diventato tutto nederoso, nederito, no, nederoso, odoroso, petaloso. Vabbè, comunque dobbiamo non schiantarci. Mannaggia, sto per prendere fuoco. Qui c'è un camion pieno di lava. Vabbè, comunque corriamo e arriviamo verso il nostro obiettivo finale, ovvero il... fortezza? Sì, mi sembra una fortezza, non mi sembra un bastione, quindi... Dai, ma non è giù! Oggi mi arrabbio. Sarebbe carino se ci fossero anche tipo le monetine da raccogliere, tutte quelle cosine belline, carine. Ok, siamo arrivati alla fortezza. Alla fortezza in realtà mi sa che ci sono solo i blades. Non c'è nient'altro. Oh, potevo farmi armatura. Cavolo, non l'ho fatta. E non ho ucciso neanche tanti cosi, ora che ci penso. Sì, mi sono scordato di uccidere altri di quei cosi lì che si chiamano tipo golem, li ho dimenticati. Vabbè, però abbiamo i blades. E una volta che abbiamo i blades in realtà ci dovrebbero mancare solo le ender pearl, credo. Qualcosa del genere. Allora, ne ho 5, però in teoria in queste mappe le blades sono contate, quindi 6 dovrebbero bastarmi. Nel dubbio ne prendo 7 perché meglio... com'è che si dice? Vabbè, comunque meglio averne in più che in meno, perché potrebbe essere poi spiacevole la sorpresa. Però, ok, me ne serve soltanto un'altra. Oppure la rischiamo e ce ne teniamo soltanto 6. La rischiamo e ce ne teniamo soltanto 6? Io sono temerario, la rischio. Piuttosto torno indietro e lo rifaccio, sì, perché sono un bad boy. Livello 3 completato e siamo già al 4. C'è una foresta di Dark Oak? Cosa c'è una foresta di Dark Oak? Una magione, forse? Oddio, non so cosa ci possa essere in realtà. Sono un attimino... perplesso. In teoria qui dove c'è soltanto un blocco dovrebbe saltarlo da solo, vero? Tipo, no, qua sono due, mannaggia. Allora, qui non posso salire perché non salta abbastanza. E allora continuiamo dritto per dritto. Qui dove, in fondo vedo anche una giungla. Dove cavolo stiamo andando, scusate? E le enderpearl dove le prendo io di preciso? No, perché non ne ho. Gioco? Tu sai che io non ho enderpearl? No, magari non lo sa. Ah, forse tipo il percorso verso l'end. Però non ho comunque le enderpearl in ogni caso. Vabbè, seguiamo il cuore, corri e salta dietro il trenone finché in portale dell'end non andrà. Ma quello è un... che cavolo? Dove sto finendo? Cosa sto vedendo lì in fondo? Ma è l'end davvero? Ho un problema, non ho le enderpearl. Bro? È uno stronghold enorme? Mi sa che ho sbagliato qualcosa, devo tornare indietro. Si può tornare... non si può tornare indietro. Cavolo. Oh, sono entrato... Ok, non ho capito bene cosa è successo. Questa è la cabina del comando, quindi credo che questo sia l'ultimo vagone. Quindi questo è ufficialmente l'ultimo percorso da seguire. Ma io non ho ancora le enderpearl. Chi glielo dice a sto gioco? Cioè come faccio? Cioè mi ha fatto... Non ho capito. Non ho ufficialmente... Dai, ma ho capito, ma come faccio a superare questa cosa in un secondo? Allora... Ma guarda te, sì, mi devo arrabbiare con un gioco di Minecraft, mannaggia. Allora, come faccio a non schiantarmi qui sopra, tipo... Ma come hai fatto? Io passo a destra, non mi interessa, io passo a destra ora, guarda, faccio così, dritto per di qua. Sì, non mi interessa, no, non mi frega niente, via, ok. Non avevo visto ci fosse il vuoto. Vi giuro che è più difficile di quanto sembri evitare i...
Ah, ecco. Oh, mi sa che l'ho buggato. Sì, credo di averlo buggato. Però non ditelo a nessuno perché magari c'è la possibilità di... Non l'ho buggato. Perché deve essere così difficile fare una cosa che è così facile, ovvero saltare su dei blocchi per arrivare alla fine dove sono gli alligatori, dove sono gli alligatori. Provo a passare a destra, magari a destra è più semplice, non lo so. Questa cosa tutto scuro mi mette anche ansia. Via. Non devo beccare sti cosi, non devo beccare sti cosi. Ok, qui sembra tutto un pochettino più fattibile, forse. Forse, non ne so sicuro, però lo sembra quantomeno. Qua finisce la strada, però aiuto. Aiuto. The end. Ciao! Dove sono? Ma io non ho ancora le enderpearl in tutto ciò comunque. Gioco, non so se ti è chiaro, però va bene. Cioè, lo accetto. Tra l'altro non ci sono già gli ender crystal, quindi lo apprezzo. Grazie mille, davvero. Grazie mille a chi ha creato questa mappa, perché sono abbastanza fastidiosi, se devo essere molto onesto. E ora è il momento di fare il nostro one cycle da Subway Surfers. No, non dirmi che scendi ora. Non dirmi che scendi ora. Che c'è scritto lì sotto? Aspetta, ossidiana. Posso fare il one cycle ora che ci penso? Posso fare... No, vabbè, così, dai. Ok, devo solo aspettare che scenda il bogo. Bogo! Non qui, però. È bogo, dai. Intanto osserviamo la mia skin perché è davvero bella. Sono molto soddisfatto. Sta scendendo, bro. F3PB, F3PB. Allora, con calma, Nico, perché non sei molto bravo a fare queste cose, ok? Quindi con calma ti posizioni così e gli fai esplodere il primo letto. E poi il secondo letto. E poi... No, questo è esploso per sbaglio. E poi il terzo... Mi ha rotto il letto. Mi ha rotto il letto e non ci sono ufficialmente riuscito. Ma abbiamo altre possibilità, credo. Cioè, io ho tolto in fondo molta vita. Cioè, io ho tolto un decimo di... Cioè, dai, in fondo... Non ho fatto schifo... Dai, allora, è che vi posso spiegare? Mi stavo mangiando un'unghia e poi ho visto che stava scendendo. Quindi è stato tutto molto inaspettato. Vabbè, non vi preoccupate, ora ci riproviamo. Ho finito i letti. Vabbè, dai. Sta già riscendendo! Mi sta già dando l'altra occasione che mi serviva. Bellissimo, dai. Stavolta non te la scampi, te lo dico. Eccoci qua. Eccoci qua. Ed eccoci qua. E poi eccoci qua. E infine eccoci qua. E mi ha rotto il letto. Però faccio non proprio questo in realtà. Ti prego, dimmi che riesco. Ah, devo aspettare un'altra volta. Credo di essere il one cycler più fallito di tutto Minecraft, perché non me ne viene mai mezzo. Però, cioè, in fondo l'importante è il pensiero che conta. Quindi boom. E quindi boom. Dai, ogni volta peggio di quella prima. Però alla fine ci riusciamo sempre comunque lo stesso. E il drago è sconfitto. E il nostro Subway Furser Nico ce l'ha fatta. E vince. Ha finito la sua impresa. Vediamo che cosa ci nasconde. Niente. Ci sono dei treni. Vabbè, dai! Non male però, eh. Cioè, ce l'ho fatta. Sono tipo il più forte del mondo, secondo me. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. E attenti a non imbrattare nessun muro, perché poi dopo dovete scappare e fare cose incredibili. Non fatelo. Magari giocate a Subway Surfers perché è divertente, ma non a questo. E nulla! Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. E ora faccio finire con... Cioè, quando atterra l'ender poi finisce il video.